storia della Girolami nasce nel dopoguerra con il nonno Vincenzo che effettua i primi trasporti. Nel seguirsi degli anni i figli Flavio e Renzo intraprendono la professione del trasportatore, industrializzandosi dai primi anni 80. Attorno agli anni 90 inizia la crescita internazionale anche nel mercato dell'ex Unione Sovietica, il mercato russo, e negli anni 2000 si decide di aprire una filiale Peschiera del Garda, dove viene potenziata la logistica e la rete commerciale. Negli anni 2010 si arriva alla copertura del territorio degli Stati Uniti d'America. Ad oggi l'azienda conta 240 dipendenti diretti, una flotta di 130 mezzi di proprietà, di cui 92 Scania, un turnover di 30 milioni di euro e vede l'affacciarsi della terza generazione all'interno dell'impresa. La scelta della continuità col marchio Scania deriva dall'esperienza maturata nel corso degli anni, dalla affidabilità dei mezzi, dal livello dei consumi e sicuramente anche dal livello di affidabilità nell'assistenza nazionale ed internazionale. Il paragone tra veicoli Euro 5 e Euro 6 si dimostra positivo, in quanto già i veicoli Euro 5 hanno dimostrato degli ottimi consumi di carburante e dopo il passare di alcuni mesi stiamo riscontrando un trend positivo per i consumi dei veicoli Euro 6 con una media pari a 30 litri per 100 km percorsi. I conducenti sono molto soddisfatti dei nuovi veicoli Euro 6, in particolare per il comfort della cabina, per l'utilizzo dell'OptiCruise, per l'elasticità del motore ed in generale per l'avanzamento tecnologico di questi mezzi.